C'è quindi un quadro complessivo molto generale. Adesso noi focalizziamo un po' la nostra attenzione su quello che dobbiamo progettare e costruire noi, la fogliatura plumbiale. La fogliatura plumbiale la vedete elencata schematicamente qui, cioè ci sono le precipitazioni, c'è il trattamento delle acque di prima pioggia, cosa di cui noi non ci occupiamo direttamente, e poi c'è la rete di fognatura fluviale o bianca. E le precipitazioni, la parte che riguarda le precipitazioni l'abbiamo in qualche modo già vista, ha a che fare con i caratteri climatici del luogo e fa riferimento a tutte quelle informazioni che noi abbiamo raccolto, che io vi ho prodotto e che voi avete assimilato, spero, sui caratteri climatici del luogo dal punto di vista pluviale, che sono riassunti nelle curve di possibilità pluviometriche. Il trattamento delle acque di prima pioggia è un argomento che propriamente ha a che fare con l'ingegneria sanitaria e quindi si vanno ad analizzare quelle infrastrutture che servono per disinquinare le acque o renderle pronte all'utilizzo. In ogni caso, qui diciamo che la parte di cui ci occupiamo noi, quest'ultima, è la rete fognaria e la parte di regolazione, ovviamente, dei flussi di acqua all'interno della rete. Ci sono tanti modi per analizzare una rete di fognatura, uno è quello di andare ad analizzare i vari elementi che vi compaiono. Intanto vi sono misure diffuse, di cui parleremo tra una decina di minuti. Poi vi sono elementi proprio fisici, cioè tipo caditoie, infrastrutture stradali, che fanno parte della fognatura pluviale, tubi di vari materiali, le parti pluviali degli edifici, le grondaie per esempio, e anche la stessa costruzione del tetto, in realtà, perché il tetto potrebbe essere fatto, come voi ben sapete, diversamente da come per esempio l'abbiamo fatto finora con coppi o con superfici impermeabili, e per esempio lo potremmo fare con dei tetti verdi o comunque dei tetti che raccolgono l'acqua pluviale. La rete vera e propria, degli invasi che sono all'interno della rete, che servono per stoccare l'acqua per un riutilizzo oppure per stoccare l'acqua per un trattamento di natura sanitaria o vari altri usi. Gli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia. Vi sono poi anche delle stazioni di pompaggio, perché le acque pluviali vengono fatte defluire usando la gravità, a gravità, cioè facendo in modo che la pendenza del fondo della fognatura e del pelo libero dell'acqua che si viene a formare, le fognature non sono a pressione, non funzionano in pressione, trasporti l'acqua. Per far questo noi dobbiamo, la fognatura è un'infrastruttura in cui si fa uno scavo e quindi si porta in profondità. E dove si porta l'acqua della fognatura? L'acqua della fognatura si porta in un corpo idrico recettore che può essere di volta in volta il mare, un lago, un fiume, un torrente. Però se noi abbiamo scavato, arriviamo in prossimità del fiume, intanto probabilmente all'interno della falda, e questo potrebbe costituire dei problemi ulteriori. Ma sicuramente più in basso, per esempio, degli argini del fiume, se questo fiume è un fiume che ha degli argini. Quindi bisogna costruire un'infrastruttura che prenda l'acqua dalla profondità a cui siamo arrivati, la sollevi e la recapiti nel corpo idrico recettore finale. Ed è quindi questo, e ci vogliono delle pompe per fare questo. Cosa sono le caditoie? Queste sono le caditoie. Voi
finora non ci avete mai fatto caso, oggi uscendo di qua guardate come sono fatte le caldaie lungo le strade. Questo è un esempio tipico di caldaia, dietro di questa fessura c'è tutta una cosa. Poi ci sono dei tubi, per esempio questo è un tubo di calcestruzzo armato in cui qualcuno con fantasia ha ricavato delle specie di camere da affittare. Questo tubo che vi ho mostrato è un tubo tipico di una fognatura. Certamente in passato le fognature erano costruite in modo diverso. Qui vedete una fognatura la cui parte di trasporto è costituita con mattoni, e questa fotografia l'ho presa da un gruppo di gente che va a fare gli speleologi all'interno delle fognature, come questo per esempio, no? Vedete, questo non è così bella come quell'altra, è un po' più, e ci sono delle tubazioni che comunque arrivano all'interno di una fognatura. La fognatura ha bisogno di essere ispezionata, perché non si tratta solo di una rete di tubazioni che sono poste all'infinito e uno deve intrufolarsi in tubi di queste dimensioni ancora molto più piccoli. Ogni 25-50 metri vengono posti degli pozzetti di ispezione. Pozzetti di ispezione, per esempio qui ne è rappresentato uno in materiale plastico, e anche i tubi che sono attaccati probabilmente sono in PVC. Essendo un pozzetto di ispezione, deve avere delle dimensioni utili per essere ispezionato, cioè quindi quanto grande è secondo voi questo pozzetto di ispezione? Se fosse, adesso chi lo sa deve stare zitto, se fosse alto così da terra, potrei ispezionarlo questo pozzetto di ispezione? Certo, se sono particolarmente piccolo di dimensioni potrei, siccome grosso modo, diciamo, esagerando, le mie dimensioni sono di 2 metri largo, sarò a largo 50-60 centimetri, quel pozzetto è alto 2 metri e mezzo e la caditoia che ci sta sopra ha un diametro superiore ai 60 centimetri, perché poi ci deve passare anche lui, che in 60 centimetri non ci passa, e le dimensioni più naturali sono 72 o 78 centimetri. Questo per ricordarvi che comunque voi siete ingegneri, bisogna sapere anche questi numeri, avere idea delle ordini di grandezza di quelle cose che succedono. Ed eccoli qui chiusini in ghisa, normalmente circolari, perché i chiusini circolari hanno una proprietà importante: una volta aperti il coperchio non può accidentalmente ricadere all'interno della... E siccome questi chiusini sono di ghisa e pesano più di qualche decina di chili, fino ad arrivare anche a 50, 60, 70, 80 chili, se mi cadono sulla testa e voi siete sotto rimanete schiacciati. Quindi è meglio che non cadano dentro, e quindi sono di forma circolare. All'interno delle fognature ci sono anche collettori o scolmatori di portata. Noi vedremo la progettazione in parte, non so se dopo all'ultimo farò una performance particolare o la farò fare a voi per calcolare alcune cose diversamente, ma la fognatura generalmente è una struttura ad albero, però in certi punti si potrebbe generare la necessità di prendere l'acqua che proviene da un singolo collettore e suddividerla in due collettori. Allora ci devono produrre degli scolmatori, per esempio con degli sfioratori superficiali,
Voi sicuramente avete già visto qualcosa degli sfioratori superficiali, per esempio i profili Krieger, queste qua, la meccanica dei fluidi, no. Sì, ma adesso no, io so che è così, ma comunque evidentemente bisogna disporre dei dispositivi idraulici in modo tale che parte dell'acqua in modo controllato, cioè io devo sapere quanta acqua mi va dall'altra parte, e venga deviata su una parte della rete. Questo è l'esempio di una derivazione vista in sezione sotto e in pianta sopra. Una vasca di sollevamento nella sua forma più semplice è una cosa di questo tipo, cioè uno scatolare dove ci sono delle pompe che, come vedete, sono sommerse, di fatto, quindi si chiamano pompe sommerse, e per essere sommerse devono avere i motori impermeabili, e ci sono diciamo dagli anni 50 del secolo scorso, quindi ormai ci sono da una settantina d'anni questi motori, però appunto siccome la tradizione dell'insegnamento a volte ha delle, come dire, un'inerzia colossale, in alcuni casi dice si specifica il fatto appunto che adesso ci sono le pompe. Ci sono delle pompe che possono essere immerse, ma ci sono ormai da 70 anni, quindi da un bel po' di tempo. Avere le pompe sommerse, alcuni sono pompe centrifughe, cioè l'acqua viene aspirata, mandata da un impeller in direzione centrifuga rispetto ad una specie di elemento circolare, poi viene mandata in superficie. Avere le pompe sommerse ha certi vantaggi, tra cui per esempio uno è quello del raffreddamento della pompa medesima, che altrimenti il motore tende a scaldarsi molto. Questa pompa peraltro è piuttosto, questo sistema di pompaggio è piuttosto elementare, noi ne vedremo qualcuno un minimo più complesso di questo. Le pompe possono essere di grandi dimensioni, cioè in una fognatura bianca si possono pompare anche a, non dico 10 metri cubi al secondo, perché questo non è possibile, ma alcuni metri cubi al secondo. E le pompe sono di grandi dimensioni, qui vedete una finestra, sarà circa una finestra di questo tipo, quindi immaginate, quelle pompe sono alte 2 metri, in questo caso non sono pompe sommerse, questo è il corpo, è il motore della pompa che è in questo caso fuori, e sono altre 2,5 metri quelle pompe lì, e costano adeguatamente anche centinaia di migliaia di euro. Peraltro non sono così, cioè sono relativamente costosi anche i chiusini in ghisa, rischia di costare 1000 euro o 500-600 euro secondo le dimensioni. Cioè, non è che voi andate alla Hobby e vi comprate un chiusino in ghisa, voglio dire, no? Ci pensate due volte se lo dovete comprare voi. Quindi, se poi voi pensate che dovete mettere uno ogni 50 metri, uno ogni 100 metri, sono costi anche sensibili, di cui, cioè sembra. Ve lo dico perché questo a prima vista sembra un accessorio così irrilevante, no? Dice, ma cosa sarà mai? Un coperchio? E invece sono tantissimi di quei dettagli di cui le costruzioni idrauliche sono fatte, cioè sono elementi, dispositivi che sono anche relativamente semplici da un punto di vista così tecnologico, no? Però che hanno la loro importanza e il loro costo rilevante. In generale la fognatura è un'infrastruttura complessa, una rete complessa in cui tutti questi elementi si mescolano, costruiscono una rete complessa, lì vedete delle vasche volano, vedete gli impianti di depurazione e infine poi il recettore finale. Quindi è un elemento complesso in cui poi valutare il funzionamento in condizioni di esercizio non è sempre banale.
Poi qui, naturalmente, qui mostra una situazione in qualche modo ideale, che è quella di un abitato in cui si conosca dove c'è la fornitura. Ma noi proveniamo, come alcuni dei vostri colleghi sanno, da una situazione in cui non c'era la tradizione di raccogliere tutte le informazioni e tutto il quadro informativo rispetto alle opere pubbliche che si andavano a costruire. Per cui nelle nostre città, in cui negli ultimi 70 anni si sono costruite sì le opere di fognatura, per esempio, ma in alcuni casi non si sa bene neanche dove siano, quali siano le dimensioni dei tubi, quali siano le pendenze che questi tubi hanno e quali siano i materiali di cui sono composti. Quindi questa invece rappresenta una situazione ideale in cui in qualche modo tutto è pianificato e tutto è inserito in un database.